Primo tempo della partita selezione con il Family Po. Simone! Entriamo qui nel vivo del primo tempo dell'intervallo. Simone, come sta andando questa partita? Quanto state? 2-1. Per chi? Per noi, abbastanza grande. Bene. Abbiamo subito un gol un po' una defaianza della difesa, purtroppo, però stiamo giocando bene. Luca state giocando con una grande squadra, sì, se posso sì, dire. Sì. Si vede che è una grande squadra, gioca bene. Ci stiamo riprendendo. Vabbè, state inizio... dimostrando sicuramente di essere all'altezza delle sì, più forti. Senz'altro. Perfetto, grazie Simone, in bocca al lupo. Ciro! Ciro, 2-1 questo primo tempo, come sta andando? Sta andando male, non siamo in serata. Anche voi, ho sentito varie volte questa frase stasera, ma... Dobbiamo riprendere il secondo tempo, tutti nervosi. Effetto panettone, ancora? Scorsa abbiamo giocato bene. Come è successo? Non c'è squadra? Questa settimana. C'è un po' di nervosismo di troppo. Vabbè Ciro, alla prossima. Ciro e Andrea De Landro, rispettivamente migliore della selezione, migliore della partita, selezione contro Family Pot. Grandissime parate per te Andrea, ma passiamo subito a Ciro Moccia. Ciro, se posso introdurre la partita sul finale, vabbè, lasciamo stare un po' il nervosismo che ormai non fa parte di questo torneo, però sono episodi che capitano dappertutto. La partita 3-3, eravate riusciti addirittura sul finale, se non sbaglio, a arrivare in vantaggio o comunque ad agguantare pareggiare un pareggio che comunque avevate tentato tutta la partita, ostacolato anche da parecchi legni. Poi sì. Alla fine avete perso praticamente grazie a due gol nel recupero. Due legni, poi un gol con legno, terzo. Però il nervosismo ci ha penalizzato molto comunque, specialmente in difesa, perché avevamo agguantato il pareggio, la potevamo vincere, però non si può lasciare l'attaccante davanti alla linea. Io gioco sempre in attacco, non mi hanno mai lasciato nella mia storia davanti alla porta da solo. Quindi abbiamo preso due gol proprio allo scadere, là non c'era più tempo comunque. No, sicuramente vi siete svegliati troppo tardi. Anche troppo questo. Tardi. Ciro, prima di passare la parola ad Andrea, voglio parlare di qualche intervento di Andrea proprio su di te. Ma forse più di uno, non lo so descrivere. Ma salvo del quattro pari, che poteva finire pure così. Grande volo, fatto un bel salvataggio, comunque uno dei migliori. Che hai incontrato finora. Sì. Perfetto, allora comunque in bocca al lupo alla selezione e passiamo, puoi andare a fare la doccia, grazie Ciro. Ciao. Passiamo alla linea ad Andrea De Landro, migliore della partita, una partita sì, sofferta, nervosa. Giordano sicuramente un ottimo voto anche per lui, ottima prestazione, infortunato sul finale, ma assist man se non sbaglio sì. Del 4-3 o 4-3 del 4-3 è il gol del 5 con una gamba sola e non è quella centrale. Andrea, cosa hai da dire? Ottime parate per te. Stai ritornando a fare il portiere, ti sei tolto da calciatore di punizioni. Sì, sì, io ci ho provato soltanto un paio di occasioni oggi, ma non è andata. Comunque è stata una partita combattuta e difficile anche, perché la squadra avversaria comunque ha giocato bene, è riuscita a pareggiare alla fine. Abbastanza ostica la squadra avversaria. Sì, già fatto. Il pareggio vi ha demoralizzati? No. No, non ci ha demoralizzati, anche se comunque nel momento dei loro due gol del pareggio, diciamo, avevamo Luca Giordano comunque fuori dal campo per infortunio. Poi ha stretto i denti il nostro attaccante, è riuscito a portare a casa insieme ad Andrea De Landro i tre punti per la vittoria. Complimenti ai Family Pot. Andrea, chiudiamo con una dedica. Stiamo risalendo la dedica a tutta la squadra e a Luca che ha giocato con noi. Perfetto, ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Grazie, ciao.